La giornata della consapevolezza dell'autismo ad Agrigento, su iniziativa dell'azienda sanitaria provinciale, una passeggiata di sensibilizzazione nella Valle dei Templi. Non solo abbastanza diffuso, ma in continuo aumento. Siamo passati fino a qualche anno fa, ce n'era un caso ogni 2000 nati, ora secondo statistiche delle associazioni e delle società scientifiche siamo ad un caso ogni 77 nati. E il problema diventa un problema non solo sanitario ma anche sociale, per cercare di integrare questi ragazzi in un tessuto sociale che li possa accogliere e che soprattutto li possa aiutare a comunicare. L'ASP di Agrigento ha organizzato questa cosa bellissima, devo fare complimenti agli organizzatori del DSM, del Dipartimento di Salute Mentale, c'è una folla, l'obiettivo era proprio questo, cercare di aumentare la consapevolezza di questa malattia, la consapevolezza che esiste e la consapevolezza che possiamo fare qualcosa per aiutare questi ragazzi. La nostra società può dirsi matura soltanto nella misura in cui riesce a includere tutti, anche le persone che non hanno la cosiddetta elevata funzionalità che normalmente si richiede per lavorare, per essere parti attive della società in cui viviamo. Persone che invece, d'altro canto, hanno una quantità di amore da dare che è incredibile. Oggi lo vediamo parlando con i bambini, guardando come gli altri bambini vogliono bene ai protagonisti di questa giornata. E probabilmente impariamo da questa meravigliosa organizzazione, impariamo che gli esseri umani vanno accettati e non valutati, e vanno aiutati a inserirsi qualsiasi sia il loro talento, la loro capacità, la loro problematica. È una giornata meravigliosa, una giornata piena di colori, piena di bambini, piena di tutte le scuole della provincia sono presenti, è un segnale forte che vogliamo dare. L'autismo è un problema attuale, a volte non sentito o non conosciuto da chi è fuori dall'argomento, questo è importante affinché tutti possano conoscere questa reale problematica. Sta a noi poi amministratori riuscire anche a risolvere i problemi reali, strutturali, per far sì che questa patologia possa essere sin dall'inizio seguita e si possano avere naturalmente dei risultati che tutti noi ci aspettiamo. L'ufficio scolastico regionale è qui con tutti i bimbi e questa partecipazione non solo è la risposta dell'associazione, le associazioni e il mondo dei nostri bimbi ci chiama, noi rispondiamo, accordiamo bellissima giornata, bella gente e tanti tanti bimbi. Cosa vogliamo di più dalla vita? Comincia con questa manifestazione un nuovo protocollo tra l'ASP, le scuole e l'ente parco, in quanto tutti i beni presenti nella Valle dei Templi saranno etichettati, cioè significa avranno dei nuovi titoli utilizzando il linguaggio comunicativo aumentativo alternativo, ovvero il cosiddetto CA, che è il linguaggio utilizzato da tutti i soggetti che hanno difficoltà nel linguaggio verbale, primi tra tutti i bambini autistici, quindi sicuramente è una bellissima iniziativa anche questa e quindi continua il nostro lavoro tra tutte le associazioni e tra le istituzioni scolastiche. Sono Alessia Butticè, sono la mamma di due bambini autistici e ritengo che questa sia una manifestazione molto importante. È una poesia, penso, che racchiuda quello che è il pensiero di ognuno di noi per i nostri figli. Prendimi per mano, sono fermo nel mio mondo, parlo poco e mi nascondo. Mi dà fastidio il rumore, è altanelante il mio umore. Faccio spesso gesti strani, con il corpo e con le mani. Se solo vuoi provare, a me potrai arrivare. Dai, prendimi per mano, accompagnami pian piano. La tua fiducia e il tuo amore lasceranno tracce nel mio cuore. Questa è una poesia di Gilda Cecoro ed è molto importante perché i bambini hanno bisogno che con piccoli gesti a poco riusciamo a entrare nelle loro menti, perché solamente così si può fare qualcosa.